Indiana Jones è tornato e lo fa nel suo inconfondibile stile. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di uno dei personaggi più iconici della storia dei film d'avventura, ragazzi, perché parliamo di Indiana Jones. Sì, perché come ormai tutti sapete è stato finalmente rilasciato dagli Xbox Studios il videogioco di Indiana Jones. Indiana Jones e l'antico cerchio. Ragazzi, una storia incredibile per quanto dichiarata da Microsoft, più di 30 ore di gioco e tutto che rispecchia la vera filosofia di Indiana Jones. Per chi come me in quegli anni era un bambino, io sono del 1972, Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta, il primo film della serie, era uscito nel 1981, quindi io avevo circa 9-10 anni quando ho visto per la prima volta Indiana Jones e mi ricordo che quando, ragazzi, lo vidi poi a noleggio nelle videocassette, perché in quegli anni si noleggiavano le videocassette, non so quante volte l'ho rivisto, poi ero riuscito a duplicare la videocassetta per averlo sempre da vedere, perché poi la colonna sonora di Indiana Jones, che quando ci sono i momenti di azione c'è quella colonna sonora, ragazzi, indimenticabile di Indiana Jones, che io mi ero pure registrato sulla cassettina solo per continuare a sentire quel pezzo di colonna sonora. Quindi ragazzi, per chi veramente ha vissuto Indiana Jones come l'ho vissuto io in quegli anni, non può non apprezzare un videogioco come questo rilasciato da Xbox Studios. Quindi ragazzi, detto tutto questo, fatto tutto questo preambolo, per noi super amanti e che hanno vissuto Indiana come l'abbiamo vissuto quando è uscito negli anni 80, ragazzi, questa è sicuramente tanta roba. Quindi adesso, ragazzi, è ora di iniziare. Ok, selezioniamo l'esperienza dell'azione. Io preferisco sempre scegliere una difficoltà intermedia, quindi non rende il gioco troppo frustrante per le mie capacità. Quindi una situazione intermedia che ci dà appunto la possibilità di portare a termine il gioco, perché io sono uno che ama portare sempre a termine tutti i giochi che inizio, però allo stesso tempo, sì, ok, la difficoltà ci vuole, perché non che uno va avanti liscio e arriva alla fine, però neanche diventare un gioco frustrante che innervosisce e quindi alla fine ci arrendiamo, ci stanchiamo e cambiamo magari gioco, perché ci ha infastidito, ci ha fatto perdere troppo tempo in determinate situazioni e poi cambiamo gioco. Ecco, a me quella situazione non piace, preferisco una fase intermedia dove, ok, non è difficilissimo, non è facile, però arrivo alla fine. Quindi scegliamo normale e siamo pronti, ragazzi, siamo pronti. Silenzio, è arrivato Indiana. Wow, ragazzi, siamo nella giungla. Una giungla equatoriale. Ok, qua ripercorre molto il primo Indiana Jones. Nel Predatore dell'Arca Perduta l'inizio del film è così. Indiana che è in una giungla equatoriale alla ricerca di un reperto di queste tribù indigene. E ragazzi, guardate che spettacolo la giungla. Fantastica, guardate, bellissimo. Guardate che roba, spettacolare. Ok, qua c'è un pallino, quindi dovremo andare sicuramente di qua, che ci indica di premere X e con la levetta liberare il passaggio. Ok, questi sono i due nostri aiutanti locali, che però se... Ecco, anche questa scena, lo stavo dicendo, c'è... nei Predatori dell'Arca Perduta all'inizio c'è questa scena in cui uno dei due nostri aiutanti trova questa roccia scolpita e si spaventa, e l'altro, vedete che, ragazzi, è uguale, l'altro, quello non con il cappello, è quello che, diciamo, va più avanti nella storia fino al reperto, come nel Predatori dell'Arca Perduta probabilmente, che poi è lo stesso attore, infatti gli assomiglia tantissimo, che ha fatto Spider-Man, il dottor Octavius. Ve lo ricordate, il dottor Octavius? Ecco, l'attore è lui. Qua ovviamente nei Predatori dell'Arca Perduta, quando era appunto il 1981, era molto più giovane rispetto a quando ha fatto Spider-Man, però l'attore è lui, e l'hanno riprodotto praticamente identico. Ma guardate che spettacolo, quello che è la luce, i cambi di luce, i riflessi.
pazzesco, e guardate che roba, le ombre, impressionante, impressionante. E anche come la giungla è stata ricreata, anche con gli animali che volano di tutti i tipi, dalle farfalle a qualsiasi cosa, spettacolo, spettacolo. E qua, come vi ho detto, siamo su Xbox Serie X, non su PC, perché ho preferito farvelo vedere prima su Xbox Serie X, perché ero curioso anch'io di vederlo, perché lo sto vedendo adesso la prima volta con voi, quindi ero curiosissimo di vederlo. Sono emozionato, ragazzi, pelle d'oca, pelle d'oca. Qua c'è un accampamento abbandonato. Le scimmie, le scimmie! Spettacolo! Libro. Il mio viaggio tra le rovine della cultura cacciopoiana, sì, di Maria Smirnova. Non so se neanche l'ho letto giusto, però fa niente. Non è importante. Raccogli e via. Credo che l'idea fosse di tornare indietro. Ragazzi, che spettacolo. Sì, qua ripercorre proprio l'inizio dell'Indiana Jones e il predatore dell'arca perduta. Anche se poi, in realtà, questa storia è una storia completamente nuova e non va a ripercorrere nessun film di Indiana Jones, o meglio, la storia centrale non è nessuna storia già stata scritta di Indiana Jones e il predatore dell'arca perduta o il teschio maledetto o tutti gli Indiana Jones che già conosciamo. Abbiamo trovato un dardo, però probabilmente va a prendere parti inerenti appunto a quello che è stato Indiana Jones, ma anche per darci immergerci nella situazione Indiana Jones, nell'ambientazione Indiana Jones, perché se riviviamo appunto quello che abbiamo visto nei film, ci fa immergere ancora di più. Il doppiaggio è spettacolare, il doppiaggio è eccezionale. Sì, guardate, quello senza il cappello è lui, è identico. Andate a vedere il film, è lui. Poi andate a vedere Spider-Man, è lui un'altra volta, è sempre lui. È stato ricreato benissimo, eh? Sì, io avrei messo la possibilità di passare anche in terza persona per vedere Indiana dall'esterno, quindi la possibilità di scegliere. Però va bene, abbiamo solo la prima persona, non ci lamentiamo comunque, perché ragazzi è spettacolare, cazzo. Spettacolare. Qua abbiamo un altro indicatore, X, alza l'albero, ok, cazzo, mi ricordavo che fosse così forte Indiana. Io sono emozionatissimo, cazzo, Sud America 1936, perché comunque gli anni in cui il film era ambientato erano quelli, gli anni 30, anni 40 dopo, andando avanti con gli altri film, fino poi ad arrivare ai giorni, diciamo, molto più avanti, quando lui comunque è anche invecchiato. Bellissimo, guardate che grafica, e stiamo parlando di Xbox Serie X. Ah, ok, la frusta. Premi RB per eseguire uno schiocco di frusta. Minchia, guarda qua quando passa dall'oscuro alla luce, che spettacolo. Ma sono tutte situazioni che nei film c'erano, quando lui faceva appunto questi cambi di luce, in cui poi appariva, diciamo, la sua espressione. Spettacolo. Spettacolo. Quindi se ripercorriamo, diciamo, l'inizio del primo Indiana Jones, qua dovremmo entrare in una sorta di caverna sottoterra, sì, e vedete, sì, e dovremmo in teoria andare a prendere una statuina.
se diciamo andiamo a ripercorrere il primo Indiana Jones, che poi se vi ricordate lui il suo vero nome non è Indiana, il suo vero nome è Junior, o meglio il nome del suo papà più Junior, però a lui non piaceva essere chiamato Junior. A qua riempie il sacchetto che servirà per sostituire la statuina, il peso della statuina, se non ricordo male, perché la statuina ha un peso e se la si va a rimuovere partono delle trappole. Lui riempie il sacchetto per, diciamo, contrabilanciare il peso della statuina, per non far partire le trappole. Questo era quello che succedeva nel film. Però ho visto che bene o male è successo tutto quello che è successo nel film, probabilmente sta per succedere la stessa cosa. Quindi vi stavo dicendo che il suo vero nome non è Indiana, ma era il nome di suo papà più Junior, però a lui non piaceva essere chiamato Junior, quindi aveva preso il nome del suo cane che si chiamava appunto Indiana. Spettacolo. Sì, qua stiamo rivivendo appunto tutto quello che è successo all'inizio dei predatori dell'arca perduta. Probabilmente si andranno a fare alcune situazioni simili per poi comunque avere una storia centrale diversa per quanto riguarda il fulcro appunto della storia nuova, che è Indiana Jones e l'antico cerchio. Però anche il doppiaggio, i suoni, l'atmosfera è impressionante, sembra di essere nel film. E ragazzi, per chi l'ha vissuto per tanti anni come l'abbiamo vissuto noi vecchi, ragazzi, tanta roba, perché noi l'abbiamo proprio vissuti quando Indiana Jones era Indiana Jones. Signore! Cazzo, un po' di ragni. E anche questa c'era nell'inizio del Predatore dell'Arca Perduta, questa scena dei ragni. E quanti cazzo di ragni addosso questo? E qua avevano già intuito, secondo me, che poi sarebbe arrivato a fare Spider-Man. Guardate quanti ragni c'è addosso, avevano già previsto il suo ruolo in Spider-Man, a fare Octopus, il dottor Octopus. O meglio, il dottor Octavio. Stai lontano dalla luce. Spettacolo. Ma anche sentite la colonna sonora di sottofondo, è impressionante. E che cazzo, anche questo è così. Mi sto emozionando troppo. Non posso andare avanti. Anche la faccia, l'espressione di lui in questa situazione è uguale. Quindi rispingiamo indietro la trappola. Adesso ci sta suggerendo tutto quello che dobbiamo fare. Quindi adesso, secondo me, potrebbe succedere di tutto. Premi B per abbassarti. Ok, quindi vuol dire che partono delle altre lance. Se stiamo su, quindi facciamo che ci abbassiamo come ci ha suggerito. E ecco ragazzi, qua... anche questo, qua lui usava la frusta per passare di là. Vediamo se succede la stessa cosa. Sì, RB. A. E. Wow. Sto male. Anche questa scena in cui lui lo branca per la cintura e lo tira di qua, ma tutto fantastico. E la musichetta di sottofondo è impressionante. A parte poi la grafica, poi sono curioso di vederla su PC, l'ho già scaricato anche su PC, però su Xbox Series X direi tanta roba. Comunque il livello è altissimo. Eccola la statuina, perfetta. Vamos, non c'è più pericolo qui. Non c'è più pericolo, il cazzo. Stai fermo, ci pensa Indiana, rincoglionito. Questo che mi spaventa. Eccola.
Quindi adesso X è su questa, spingi la pietra. Andata. Ok. Quindi su quella X spingi. Perfetto. Su questa. Mi sono alzato. X. Spingi. Ci siamo. Perfetto. Qua possiamo continuare. X. Spingi. X. Spingi. Ed eccoci ragazzi, in teoria... Oh là, no, no, c'è ancora, che cazzo è in teoria, un cazzo. No, porca puttana! Dobbiamo trovare quella per passare, eh? Ah, è questa. Allora, eccoci qua. Spingi. Così, sì. Perfetto. Abbiamo saltata una. Adesso sono finite. Sì, sono finite. Quindi adesso dobbiamo sostituire la statuina, quel sacchetto di sabbia. Quello che succedeva, cazzo, nel primo Indiana Jones all'inizio. Quindi la borsina di sabbia la andiamo a prendere dalle nostre tasche. Facciamo X. Ok, regola il peso. Cazzo, però, come faccio a sapere quanto peso c'ho in mano e quanto pesa la statuina? Porca merda, non sento neanche quello che c'ho in mano io. Vabbè, facciamo così. Andiamo a cacchio. Secondo me, anche qua l'espressione, il ghigno che ha quando pensa di esserci riuscito. Anche perché lì, secondo me, è in base alla sabbia che si vuota poco o tanto. Tanto comunque deve partire questa cosa che poi è quello che era il... quello che era appunto il... la storia del film, eh. Eccola adesso. Dammi la frusta. No, la frusta. Aspetta. La frusta. Non perda tempo. Lei tira la statuina. La statuina. Adesso che lui tira la statuina e questo se va via con la statuina gli molla giù anche la frusta, cazzo. Allora, premi apres per saltare. Perfetto, come succedeva nel film. Dobbiamo prendere la rincorsa. E vai. Perfetto. Tutto uguale. Dai, adesso lui si attacca a quel ramo che poi si strappa sicuro, perché era così nel film. Vediamo se quel ramo lì si strappa. Sì, 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 sì. Sì, si strappa, si strappa. Vai, vai, vai. Il cappello, il cappello. Il cappello, perché non poteva lasciarlo lì nel film. Cazzo, l'ho visto 150.000 di volte sto film. Strepito. Eccolo. È pronto per andare a fare Spider-Man. Sì, da qua lui è già libero. Adios, invece. Ha finito già il suo ruolo in Indiana Jones, è pronto per andare a fare il dottor Octavio di Spider-Man. Allora, qua dobbiamo correre molto veloce. Molto veloce, direi. Scatta, scatta. Come ho esaurito la resistenza? Ma di già. Cazzo di resistenza, ah, Indiana però. Dai, 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 dai. Ma sono schiettato. Ah no. Ok. Era un sogno. Quindi lui ha rivissuto qualcosa che ha fatto. Quindi in questo caso ha fatto un sogno che l'ha riportato indietro in quello che ha fatto. Ma anche questa scena c'era, che si addormentava il proprietario, o meglio non il proprietario, il responsabile del museo, dove lui porta tutti i reperti dell'università, non del museo, il responsabile dell'università di archeologia, dove lui porta tutti i reperti. Secondo me si addormentava così il tizio lì, il responsabile. Guardate la grafica del pavimento in legno bagnato, spettacolo.
Marshall College con gli Stati Uniti, vedete l'università in cui lui fa il professore archeologia. C'è fango ovunque. Qua è entrato qualcuno, però direi basta, o meglio basta in questo video, perché secondo me è già durato tanto, però spero di essere riuscito a trasmettervi l'emozione che è in grado di darci questo Indiana Jones e l'antico cerchio, ragazzi, pazzesco, pazzesco. Qua gli Xbox Studio hanno fatto un lavoro incredibile, secondo me, in tutto, nei dettagli, nella grafica, nella colonna sonora, nelle espressioni del viso, cioè hanno ricreato tutto in maniera perfetta. E qua stiamo parlando di Xbox Serie X, non PC, e devo dire che è già pazzesco, tanta roba, veramente allucinante. Io ho ancora la pelle d'oca da come ci fa davvero immergere in quello che sono stati gli Indiana Jones, e per chi li ha vissuti negli anni 80, quando sono arrivati al cinema e poi in videocassetta, e quindi li abbiamo visti e rivisti poi in televisione quando sono arrivati sui canali, diciamo, normali, Canale 5, Italia 1, quello che erano, ragazzi, è pazzesco. Pazzesco, allucinante, veramente complimenti agli Xbox Studio, perché secondo me hanno fatto un lavoro veramente impeccabile. Siamo solo all'inizio del gioco, ma direi che è un 10 più, tanta roba. Poi ovviamente bisogna essere magari amanti di Indiana Jones per apprezzarlo fino in fondo, ma secondo me anche per le nuove generazioni che magari Indiana Jones l'hanno visto sì di sfuggita o non gli hanno mai dato questo grande peso, perché comunque sono passati tanti anni dai primi Indiana Jones, quindi anche i film sono invecchiati, anche se magari sono invecchiati anche abbastanza bene, però sono comunque film un po' più lenti rispetto a quello che sono adesso i film d'azione, d'avventura, come appunto sono gli Indiana Jones. Direi che secondo me lo apprezzeranno comunque appunto per quello che è il gioco in sé, che è pazzesco. Adesso siamo solo all'inizio, si dice che dura circa 30 ore, quindi sono curioso di scoprirlo e speriamo, perché comunque bello. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia recensione, la mia opinione riguardante questo nuovo titolo degli Xbox Studio Indiana Jones e l'antico cerchio vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, tantissimi reel riguardanti la simulazione di guida e non solo. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un nerd e mezzo, dove carico tutti i prodotti che recensisco ma che non tengo per me, quindi li rivendo a prezzi davvero super bassi, e sono praticamente prodotti nuovi. Ma però quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.